Due fatti paralleli ma radicalmente contrapposti. Vogliamo appunto ricordare che c'è stato il più grande movimento detto No Global, ma anche una risposta molto feroce da parte delle forze dell'ordine. Sì, purtroppo il G8 di Genova viene ricordato per la violenza tremenda delle forze dell'ordine e non dimentichiamo per la morte di Carlo, oltre che per il fatto che centinaia e centinaia di persone, anzi migliaia, sono state ferite. Ed era l'appuntamento importantissimo di un movimento che a me non piace chiamare No Global, perché era invece un movimento, ed è un movimento assolutamente globale. L'unico soggetto che già 10 anni fa metteva in discussione lo sviluppo liberista. Un movimento che ha avuto la capacità di prevedere quello che poi purtroppo sarebbe accaduto. Noi dicevamo: attenzione, se si va avanti così, con la finanziarizzazione dell'economia, andremo incontro a una crisi economica e sociale disperata. Ed è quello che è avvenuto. C'è un testo di un intervento fatto allora, 10 anni fa, da Valdembello, uno dei leader dei movimenti asiatici, che proprio a Genova diceva: se va avanti questo modello di sviluppo, si arriverà a uno scontro tra lo sviluppo economico e l'equilibrio della biosfera. Ed è quello che poi è avvenuto. Allora, discutere di Genova significa discutere del presente. Oggi abbiamo di fronte gli stessi problemi di allora, ma resi ancora più drammatici. Abbiamo meno tempo davanti per evitare il precipizio. Discutere di Genova per oggi vuol dire purtroppo anche chiedersi come sia possibile che i vertici della polizia, che sono stati condannati in appello per le violenze che ci sono state, anziché essere mandati a casa, anziché essere stati rimossi, come tra l'altro prevede l'Unione Europea, sono stati tutti promossi. Chi era il capo della polizia è diventato il coordinatore dei servizi segreti, chi era il capo della Digos di Genova è diventato addirittura questore, ha avuto due condanne, due promozioni. E sono stati promossi nell'accordo del Parlamento, dell'attuale maggioranza e dell'attuale opposizione. Credo che sia una cosa assolutamente inaccettabile, affidare la difesa della Costituzione e dei nostri diritti a delle persone condannate per delle violenze che sono state commesse proprio mentre erano in servizio. Nella sua opera, anzi nella vostra opera, L'eclisse della democrazia, voi raccontate e svelate quelle che sono le verità autentiche che ci sono dietro questa storia. Sì, il libro l'ho scritto insieme a Lorenzo Guadagnucci, che è un giornalista che lavorava per il Resto del Carlino e che quella notte ebbe la malaugurata idea di andare a dormire alla scuola Diaz e venne massacrato di botte. Abbiamo potuto scrivere il libro anche con l'aiuto di Enrico Zucca, magistrato, pubblico ministero del processo Diaz. E noi raccontiamo quello che è avvenuto in quei giorni, per esempio come è avvenuto l'attacco al corteo delle tute bianche. Chi è che sa che il corteo delle tute bianche era autorizzato e che i magistrati nel processo dicono che l'attacco contro il corteo delle tute bianche era un attacco ingiustificato, illegittimo e non necessario? E chi sa che quel capitano dei carabinieri che ha lanciato l'attacco ha agito in contrasto con gli ordini stessi che arrivavano dalla questura? Come mai ha lanciato quell'attacco che poi ha portato alla morte di Carlo? È una pura coincidenza che mentre quel capitano disobbediva agli ordini e lanciava l'attacco, nell'ufficio centrale dei carabinieri ci fossero tre parlamentari di destra, di cui uno ex carabiniere? Raccontiamo questi episodi, ma raccontiamo anche come nei 9 anni seguenti hanno fatto di tutto per impedire lo svolgersi dell'inchiesta. Minacce ai magistrati, hanno fatto girare la voce che se i magistrati fossero andati avanti a inquisire i poliziotti sarebbe stato un sollevamento da parte di un reparto di polizia. Non stiamo sognando, non dimentichiamoci che quando c'è stata l'inchiesta sulle violenze fatte dalla polizia a Napoli e dovevano essere arrestati due poliziotti, decine di poliziotti hanno circondato la questura per impedire l'arresto dei loro colleghi. Queste sono scene incompatibili con un paese europeo. Ecco, e raccontiamo anche come quando viene messo sotto accusa e poi condannato, verrà poi condannato il capo della polizia nel processo. Il suo avvocato, rivolgendosi al magistrato, dice: il capo della polizia per il suo stesso ruolo è incompatibile con le accuse. Come dire, la legge vale per tutti, ma non vale per il capo della polizia. Sono cose assolutamente inaccettabili. In questi 10 anni, quali sono le testimonianze che avete raccolto, anche quelle della gente comune? Inorridiscono davanti a tali fatti anticostituzionali, se vogliamo dirlo?
Io ho incontrato tantissima gente che dopo aver letto il libro mi ha detto: se ce lo raccontavi non ci avremmo mai creduto. Per questo è importante che il libro l'abbiamo scritto insieme al magistrato che ha fatto l'indagine sulla Diaz. Quando leggono i verbali degli interrogatori, quando leggono le sentenze, dicono: ma noi non lo sapevamo. E questo può anche essere, visto che il governo aveva e ha il controllo dei mass media. D'altra parte, questo libro non è andato in nessuna televisione nazionale. Si sono rifiutati tutti di parlarne. Quando dico tutti, dalla trasmissione di Fazio a quella di Dandini, a cui sono stati mandati i libri, ma ne hanno tenuti lì, ma non ne hanno voluto parlare, mentre invitano tutti gli altri, diciamo, scrittori. Eppure noi parliamo di un fatto che è assolutamente ancora attuale, perché adesso a gestire quest'autunno, che sarà un autunno complicato, ai vertici della polizia e dei servizi vi sono coloro che sono stati condannati per Genova. Che garanzie possiamo avere noi che ci sia una gestione dell'ordine pubblico rispettoso dei diritti? E poi io racconto all'inizio del libro e alla fine delle minacce molto pesanti che sono arrivate nei miei confronti, dei consigli molto caldi di lasciar perdere e di non scrivere comunque questo libro. L'ho scritto perché insieme a Lorenzo Guadagnucci ritenevamo nostro dovere morale, per il ruolo che abbiamo svolto, avevamo più informazioni di altre, abbiamo letto decine di migliaia di pagine delle inchieste, avevamo il compito di spiegare quello che era accaduto, anche assumendoci i rischi che ci siamo assunti scrivendo questo libro. Il libro inizia proprio col mio incontro con uno dei massimi dirigenti dei servizi segreti, che mi dice: io ho addirittura paura a incontrare lei, non le dico niente, le consiglio per il suo futuro, per la sua vita, di non scrivere il libro. Il finale è ancora tutto da scrivere. Il finale è tutto da scrivere, ma fino a un certo punto, perché oggi quello che è accaduto lo sappiamo. Le sentenze dei magistrati coincidono esattamente con quello che il movimento allora aveva già dichiarato, aveva detto. C'è una coincidenza incredibile tra le nostre testimonianze e le sentenze dei magistrati. Ora manca la Cassazione, che però non può mettere in discussione come si sono svolti i fatti. Questi ormai sono accertati. Può decidere se dare una pena piuttosto che un'altra. La Cassazione comincerà a affrontare questi processi nel giro dei prossimi mesi. E, insomma, certo è che se la Cassazione conferma le condanne, l'Italia si trova di fronte senza vertici di polizia, di servizi segreti, perché sono stati condannati. Molti di costoro sono stati condannati. È un'indecenza che la politica non abbia ritenuto di doverli rimuovere. Se non fossimo in Italia, cosa sarebbe successo? Beh, molto semplice. Basta leggere le sentenze della Corte Europea che dicono una cosa molto semplice. Se un pubblico ufficiale è accusato, stiamo ancora parlando solo di accusa, di aver commesso dei reati nel corso del suo servizio, quindi del suo lavoro, deve essere sospeso. Se viene condannato, deve essere rimosso. Qui li hanno promossi.